Sì, sono al volante di una vettura, di una bellissima Porsche GT3 Cup, perché non riesco a rimanere lontano dalla pista, non riesco ad attaccare il casco al chiodo, come si suol dire, quindi quando trovo un minimo di tempo per riuscire a fare qualche giro e mettermi ancora in competizione con gli altri, lo faccio. Condividerò ovviamente la vettura con Marco Coldani, vicepresidente di AC Milano e mio amico ormai da 15 anni. Beh, la prima parte di stagione dell'Autodromo Nazionale di Monza è stata veramente interessante perché ricca di avvenimenti, iniziando dal prologo del WEC che ha avuto un successo incredibile, quasi 20.000 persone sono venute appunto a vedere queste vetture che poi hanno animato la 24 ore di Le Mans appena conclusa. Dopodiché ci sono stati gli appuntamenti classici con il Blaine Payne, quindi le vetture GT, con gli AC Racing Weekend, con il Ferrari Challenge che ha portato anche queste vetture bellissime ovviamente da vedere qua a Monza, il WTCC che è un campionato addirittura di livello mondiale, però sicuramente gare che hanno reso la prima parte della stagione molto molto ricca. Ci sono stati anche altri avvenimenti, mi piace ricordare la partenza dell'ultima tappa del Giro d'Italia perché credo che sia stato importante che appunto nel centenario del Giro d'Italia l'organizzazione abbia avuto il desiderio di far partire l'ultima crono proprio da qui dall'Autodromo Nazionale di Monza per arrivare poi a Milano. Da qui in avanti la stagione si svilupperà ancora con tanti altri avvenimenti, con l'istorico che sarà proprio nei prossimi weekend e poi ovviamente ci sarà il Gran Premio di Formula 1. La Ferrari sta dimostrando di poter battagliare veramente con la Mercedes ad armi pari. Sarà un campionato che si andrà a concludere probabilmente all'ultima gara ad Abu Dhabi, però sappiamo quanto la Ferrari ci tenga a fare risultato qua a Monza. L'ho saputo io in prima persona quando nel 92 sono venuto proprio qua vestito di rosso come pilota a Ferrari e quindi so quanto ci tiene appunto la squadra di Maranello a far bene qui. Soprattutto vedremo Vettel e Raikkonen competitivi fino alla fine, quindi credo che quest'anno il Gran Premio di Formula 1 sarà ancora più appassionante, ancora più esaltante ed invito tutti ovviamente a venire in questi 3 giorni di festa dove, proprio perché c'è l'entrata anche di Liberty Media, ci saranno delle sorprese ulteriori, non soltanto legate alle vetture ma a tutto lo spettacolo in generale.